un pochino, poi si occupava. Sono con Federico Gorbi, buongiorno, però ho anche un professore della comunicazione a Pistoia. Buongiorno Bianchini. Salve Gazzetta. Senta, siamo riusciti a fermare Federico Gorbi con un po' di news sul consiglio comunale a Serravalle, sul consiglio di Serravalle. Cosa gli chiediamo a Federico? È quello che appunto cercavo di chiedervi prima e lo ripeto, che posizione prenderanno loro di Serravalle Democratici, no, perché ora li chiamano Popolari Riformisti. Popolari Riformisti, poi Serravalle sospesa, e io proporrei questa definizione, che posizione prenderanno sulle rocchine, sugli spari alle anatre, ai paperi, agli storni e su tutte le trasferte cacciatorie dell'amministrazione comunale di Serravalle, perché l'ho scritto anche stamattina o ieri, mi sembra, e sulla faccenda di Pistoia Ambiente, che è veramente uno sceno di Pistoia. Ecco, mentre Federico... Anche con il grande presidente, come si chiama? Alfio Fini, grande comunista della prima ora, che ha fatto i quattrini col partito. Lui e la sua moglie, che ha appunto quella bellissima agenzia di viaggi che lo fanno tutti. Domande caldissime come 35 gradi di Pistoia. Gli dirò senz'altro una querela da Fedi, ma siccome non sa né leggere né scrivere né far di onta, da ultimo si fregasse. Bene Federico. Domande calde, sì. Ma dunque, sono cose che avevamo detto comunque in campagna elettorale 2 anni fa, quindi io mi ripeto perché cerco di essere coerente. Sulle rocchine noi non avevamo quel progetto, chi era in consiglio all'epoca, io non c'ero, ma insomma ha votato contro, è un progetto che però sta andando avanti perché ormai è autorizzato, quindi da quel punto di vista arriva la Russia da tutte le parti, anche a me la reclama il russo per le feste delle rocchine. Credo che ancora, come normale e giusto per un'amministrazione comunale, si debba verificare la salvaguardia dell'ambiente, soprattutto in quel caso lì, perché si interviene su un pezzo del parco del Montalbano, quindi un'area importante, un'area preziosa soprattutto, per cui in questo credo che dovremmo vigilare con attenzione, o perlomeno stimolare chi lo dovrebbe fare normalmente per regola e che applichi tutta la vigilanza del caso. Certamente non può essere un progetto che oggi può essere bloccato perché è stato autorizzato, le costruzioni sono iniziate, speriamo vengano fatte bene, questo sì. Poi io continuo a pensare che sarebbe stato meglio avere tanti bed and breakfast diffusi su tutto il territorio piuttosto che un unico centro con 40, 50, non so quante sono abitazioni, perché poi diventano di fatto abitazioni, perché, che credo poi si integreranno difficilmente col territorio, perché poi questa gente che viene qui va a vedere Firenze, benissimo, va a vedere Pisa e poi sparisce, non ci compra neanche un letto di pane da noi, per cui non ci porta nulla, insomma, ecco, quello. Però questa era la mia opinione, ripeto, 3-4 anni fa, continuo. Su Pistoia Ambiente, niente, c'è la discarica del Cassero che in passato mi ha fatto arrabbiare tante volte, per tanti motivi, sempre diversi e sempre nuovi, talvolta anche sorprendenti, perché uno è sempre convinto che il limite si sia toccato, o il fondo si direbbe, no? Si sia toccato. E invece poi lì la verifica veramente, ecco, se di là c'è una verifica che va fatta e va bene, questa va fatta 10 volte. No, sono tanti motivi di dubbio, peraltro chi abita intorno continuamente riferisce o di cattivi odori o di situazioni abbastanza strane, insomma ricordiamo una discarica speciale per rifiuti speciali, non rifiuti solidi urbani, quindi in linea teorica quasi non dovrebbe mandare odori, perché i rifiuti speciali sono rifiuti industriali, quindi è vero che poi ci sono i fanghi delle cartiere, insomma tutta una serie di cose, però ecco, insomma, voglio dire, bravo, le cartiere stanno chiudendo, quindi insomma non credo faccia tanto rifiuti.
per cui sicuramente l'errore lì è stato all'origine, quando è stato pensato l'impianto lì, e poi che è stato pensato un impianto completamente di natura privata. Io sono per il privato, quando si parla di un impianto che comunque ha un impatto di natura sociale, forse il pubblico qualche garanzia più, perlomeno di essere dentro e di controllare le carte, anche se una piccola percentuale, forse non sarebbe stato male averla, insomma. Così bisogna un po' fidarsi, perché in un'azienda privata non posso andare a mettere il naso, non posso chiedere le fatture, non posso chiedere cosa hanno scaricato i camion, sono tutti dati coperti giustamente da privacy. Se fosse stato un ente pubblico, anche parzialmente, avrei potuto chiedere tutte le cose lì. Quindi l'hanno fatta e l'hanno fatta bene, sì, e oggi paghiamo un po' le conseguenze. Benissimo, io vi lascio perché la giornata è calda, l'abbiamo scaldato ulteriormente. Saluto Federico, saluto il mio professore, grazie e a presto. Auguri a voi.